Pace a te, anche stamattina siamo insieme e ringraziato sia il Signore per la bella occasione che ci dà. È un'occasione speciale ed ogni giorno ci dà quella porzione che abbiamo bisogno. Realmente siamo come il popolo di Dio nel deserto, che ogni mattina raccoglievano la manna che gli serviva per tutta la giornata. E così la sua parola che scende dal cielo, quando noi ci apriamo ad essa e ci nutriamo, abbiamo una sostanza che gradualmente avvertiamo nella nostra vita che le cose cambiano. Noi in quest'era che siamo così, in quest'era moderna, molte volte vogliamo fare tutto e subito, ma quando andiamo a vedere alcune cose richiedono del tempo e della perseveranza per poter essere, perché noi abbiamo una postura sbagliata. Diciamo che sono anni che viviamo in un sistema che è un sistema diabolico, satanico, demoniaco, e ci viviamo tutti i giorni. Ora, quel poco che noi ci prendiamo ogni giorno è molto poco di fronte a quello che viviamo. È come dire, quel poco che ci laviamo è troppo poco per tutta la polvere che ci arriva addosso. Abbiamo bisogno di perseveranza. Per esempio, voglio dire, se nelle scuole si continua a dire che Dio non esiste, e restare un quarto d'ora con un quarto d'ora di religione è troppo poco di fronte alle 23 ore e mezza che si parla sempre di cose che non sono vere. Perciò abbiamo bisogno di entrare un poco di più, applicarci un poco di più e ricevere un poco di più. Diciamo che già questa possibilità che Dio ci dà di avere questa condivisione della sua parola è come una goccia d'acqua quando abbiamo sete. C'è bisogno di più, però poi ognuno di noi può mettere da parte del tempo per cercare il Signore, perché molte volte abbiamo la macchina con la batteria scarica, certe volte realmente facciamo fatica a partire, ma normalmente quando gli diamo una spinta poi parte. Sia così anche di noi, quando condividiamo la sua parola e incominciamo a sentire che il Signore comincia a parlare ai nostri cuori e nella nostra mente si comincia a formare quella logica divina che viene dalla parola del Signore, poi spetta a noi non farla fermare più la macchina, perché dentro alla nostra macchina, questo è il nostro essere, c'è una energizzazione che va da sé se noi non la facciamo spegnere. Cioè, se noi manteniamo un filo continuo, un filo di gas, l'acceleratore piano piano, noi camminiamo sempre, perché Dio ha messo dentro di noi un apparato speciale che possiamo fare tante cose ed avere comunione con Lui. Cioè, quando Gesù dice entra nella tua stanzetta, ci ha fatto in un modo che noi possiamo restare in mezzo a 10.000 persone e possiamo restare nella nostra stanzetta per avere comunione con il Signore. Dio ci deve aiutare. Poi è discernimento nostro, noi dobbiamo sapere e amministrare al meglio come poterci continuare a nutrire. Approfittiamo di ogni occasione, di leggere, di meditare, di ascoltare, di pregare, ma soprattutto la preghiera è importante. La preghiera non è che devi stare sempre in ginocchio, la preghiera è una comunione, un parlare col Signore, un aprirsi al Signore, che ti fa cadere dentro delle risposte che senti che vengono da parte sua. Li senti come gocce speciali di qualcosa che è diverso dalla dalla comune confusione che abbiamo nella nostra mente. Impara a camminare con il Signore ed avere comunione con Lui. Prima che andiamo avanti, come sempre, mettiamoci insieme e preghiamo il Signore. Voglio ripeterti quello che vuol dire la preghiera. Quando noi entriamo in una stanza, la prima cosa accendiamo la luce, perché è scuro, non si vede. Quando noi preghiamo il Signore, invochiamo la luce dello Spirito Santo che ci faccia vedere cosa ci vuole dire il Signore. Quando preghiamo facciamo proprio questo, permettiamo alla luce divina di portare la luce spirituale nel nostro essere, perché noi siamo carnali, il nostro modo di pensare è carnale, ciò che è carne, ciò che è spirito. Noi non abbiamo in noi il potere di avere, noi dobbiamo dipendere da ciò che ci viene dato. Le cose spirituali non sorgono nella nostra vita, vengono dal Signore. È un poco per comprendere come la luna in sé non ha luce, ma quando porta luce è la luce di riflesso del sole che sbatte sugli oceani e gli oceani portano luce di riflesso nella luna e fa luce a noi. E intanto però ci aiuta. Così noi dipendiamo dalla luce che viene da Dio. Quando noi ci apriamo a Lui, il riflesso della Sua presenza nella nostra vita porta luce. Ma noi abbiamo ancora di più in questo tempo. Abbiamo il Principe della Luce, cioè Gesù Cristo, che ha detto io sono la luce del mondo. Principe vuol dire dove viene prodotto. E l'alimentazione, l'alimentatore, quando andiamo al Signore è la sorgente che fa venire fuori la luce. Noi usiamo internet, ci sono degli apparati che producono questa luce e la rilasciano attraverso le onde e arriva fino nel nostro cellulare. Così le onde dello Spirito trasferiscono nella nostra vita quella luce divina che porta parole e immagini, coinvolge attraverso messaggi il nostro essere ed anche la nostra immaginazione viene ampliata, amplificata, perché Dio si serve anche della nostra immaginazione per portare immagini, visioni al nostro cuore. Perciò preghiamo il Signore insieme. Vedrai che piano piano il Signore ci aiuta a crescere. Basta che siamo aperti e chiediamo al Signore di darci luce. Dobbiamo avere quell'umiltà necessaria che abbiamo bisogno per dire Signore, veramente qua mi devi guidare tu. È come dire sono nelle tue mani. Io più di tanto non riesco a comprendere. So fare altre cose ma queste no. Dobbiamo essere onesti, ci sono delle persone che sanno tutto loro, fanno tutto loro. Dobbiamo essere onesti, possiamo dire questo lo so fare ma questo no. Le cose naturali ci riusciamo bene, chi più chi meno. Quelle spirituali abbiamo bisogno che il Signore ci aiuti, perché Gesù lo ha detto già, senza di me non potete far nulla. Se Lui non trasferisce la rivelazione nel nostro cuore, noi è come essere chiusi. Dio ci deve aiutare. Comunque preghiamo il Signore insieme, dai. Chiudi gli occhi così hai meno distrazione ed impari a pregare il Signore col cuore. Ti dirigi verso di Lui. Signore, veniamo a Te insieme, con il fratello, con la sorella, con tutti coloro che siamo nel raggio e nella sfera di parole di vita. Dovunque arriva la Tua parola, attraverso qualsiasi mezzo, Signore, Tu ci hai dato tanti mezzi per ampliare ed allargare la Tua parola. Dovunque c'è un cuore, Signore, un fratello, una sorella, che può sembrare che sente appena appena, ma la Tua voce è più potente per penetrare nel cuore e poter parlare e recuperare, Signore, ogni pecora smarrita. perché tu sei il nostro buon pastore e sei alla ricerca, continui ogni giorno a ampliare il raggio di azione per cercare uomini e donne che hanno bisogno di essere salvati dalla posizione in cui si trovano, perché lontano da te non c'è salvezza. Perciò noi, Signore, veniamo a te insieme e ti presentiamo ognuno che siamo insieme, sì, intercediamo. Tu ci dai la possibilità di prenderli e presentarli a te, perché tu puoi operare in un modo speciale. Facciamo da infermieri, Signore, sì, li presentiamo a te, li mettiamo davanti a te come il grande primario dell'universo, che tu operi nel corpo e nello spirito e nei bisogni di ognuno che viene davanti a te. Signore, uniscici di pari consentimento e fa che mentre leggiamo la tua parola e la condividiamo, essa parola possa portare nutrimento al nostro essere. Te lo chiediamo insieme ed insieme ti ringraziamo, perché sappiamo che tu ci tieni più di noi, che il tuo popolo, i tuoi figli siano nutriti e possano onorare te. Noi già ti vogliamo onorare. Ti glorifichiamo, ti benediciamo e ti lodiamo, perché tu sei degno di ogni lode. Aiutaci a farlo in sincerità. Signore, non farci recitare in tua presenza, farci essere semplici, aperti e sinceri. Te lo chiediamo, Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo, il grande, il tuo figlio benedetto, colui che ha detto: imparate da me, perché io sono umile e mansueto. Signore, aiutaci a essere così in tua presenza, per poter assorbire il più possibile. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen. Amen. Ebbene, questa mattina quello che il Signore mi ha messo nel cuore è di tornare alla preghiera, perché la preghiera è il solo tubo che possiamo ricevere dal cielo quello che abbiamo bisogno. Ci sono dei rifornimenti che vengono fatti attraverso dei sistemi, è come dire abbiamo un solo filo che porta all'energizzazione nella nostra casa. Se quel filo non funziona siamo senza luce. Abbiamo un solo tubo che porta l'acqua nella nostra casa. Se quel tubo non funziona siamo senza acqua. Abbiamo un solo distributore che mette benzina nella nostra macchina. Se quello è chiuso noi siamo senza benzina. Cioè, in parole diverse, se noi non abbiamo comunione col Signore attraverso la preghiera, noi non possiamo fare più di tanto. Perciò dobbiamo tornare alla preghiera personale, perché nessuno lo può fare per un altro. È vero che preghiamo, intercediamo, è vero che presentiamo al Signore, ma quello che è più forte è quello che noi personalmente possiamo chiedere, perché noi non sappiamo mai realmente un altro di che cosa ha bisogno, mentre quando tu lo dici personalmente e lo specifichi al Signore, parlagli proprio del problema, in modo che quando tu ricevi la risposta sai che tu hai chiesto ed egli ti ha risposto. Non generalizzare nella preghiera, non dire: Signore, benedici tutto il mondo, perché poi alla fine non sai quando il Signore risponde, ma tu prendi una per una le cose che hai bisogno, li presenti al Signore e vedrai che alcune di quelle, man mano che cammini con il Signore ti risponde. Inizialmente avevo detto: elencale su un pezzo di carta e li presenti ogni giorno al Signore, così vedrai quanti ne devi aggiungere e quanti ne devi cancellare, perché in rotazione il Signore risponde sempre. Gloria a Dio. Torniamo alla preghiera. Guardiamo insieme in Atti capitolo 6 verso 4. Sono esempi ed insegnamenti che ci vengono lasciati da coloro che hanno conosciuto profondamente il Signore. Ma quanti a noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola? Cosa notiamo in questo passaggio? La prima cosa, torniamo alla preghiera. Senza la preghiera non c'è ministero. È tutto artificiale, Dio ci deve aiutare. Ci dice che la preghiera prima e la parola poi. Senza la preghiera non c'è un vero ministero, cioè un vero servizio che possiamo offrire come Dio comanda. Dio ci deve aiutare. Possiamo balbettare, parlare, mettiamo in moto tutta la nostra intelligenza, studiamo, facciamo ricerche. Parliamo, ma non cambia nulla. Il nostro parlare è come una palla che arriva vicino al muro e torna indietro, perché l'unzione dello Spirito Santo viene solo ed esclusivamente attraverso la preghiera. Gesù l'ha raccomandato ed in prima persona l'ha fatto sempre. Gloria al Signore. Gesù è il Figlio di Dio, che sa quello che dice, sa quello che dobbiamo fare. Guardiamo in Atti 1,4 cosa ci dice e vediamo nell'insieme come le cose si sono sviluppate. E trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale egli disse: avete udita da me. Più volte Gesù aveva parlato di ricevere dal Padre il dono dello Spirito Santo. Ne aveva parlato molte volte. E mentre condivideva nell'arco dei 40 giorni che mangiava spesso con i discepoli, leggiamo anche in 1 Corinzi, mangiando con loro alcune parti, alcune Bibbie tradotte dove dice trovandosi con loro, vogliono dire mentre mangiava con loro. Leggiamo insieme in 1 Corinzi capitolo 15 verso 6. Gesù nell'arco dei 40 giorni dalla risurrezione all'ascensione restò mangiando, bevendo con loro in tutte le riunioni, parlandogli di come si dovevano muovere per portare avanti l'opera che Dio gli aveva affidato. Apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Fin nel 60 d.C., quando la lettera ai Corinzi fu scritta, quelli che si riunivano e si erano riuniti con Gesù nell'arco dei 40 giorni raggiunsero fino a 500. Aveva delle riunioni tra l'ascensione e la risurrezione in quello spazio, riunioni continue, e mangiava insieme con loro. In qualche riunione, dice la parola del Signore, che c'erano fino a 500 presenti che mangiavano con Gesù Cristo risuscitato. Gloria sia resa a Dio. Ordinò loro, cioè Gesù ordinò loro, nel verso 4, leggiamolo insieme, del 1,4 degli Atti degli Apostoli. Trovandosi così, mangiando insieme con loro, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ordinò loro, non gli disse se vi sentite lo fate, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale egli disse: avete udita da me. Guardiamo nel ordinò loro di non dipartirsi, ma pregare per l'adempimento di questa promessa che aveva fatto. l'ha fatto decine di volte, però ne vogliamo leggere una che si trova in Luca 24 verso 49, dopo mettili insieme che li facciamo prendere nota a qualche ritardatario che non riesce a scrivere quello che noi leggiamo. Intanto tu, se hai la possibilità, ogni verso scrivitelo, perché poi lo vai a leggere e troverai quello che dice il Signore. Ed ecco, io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso. Quanto è a voi, rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza. Passiamo ad Atti capitolo 1 verso 5 per continuare quello che stavamo leggendo, e guardiamo come il Signore continua: poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Si avvicinava il giorno della Pentecoste, Gesù lo sapeva, però anticipava, perché Dio sempre anticipa le cose che stanno per accadere. Perché sarete immersi nello Spirito Santo. Questi discepoli con attenzione seguirono letteralmente le indicazioni del Signore Gesù. E nel giorno dell'ascensione, a partire dal giorno dell'ascensione fino al giorno della Pentecoste, che è la festa del raccolto che Dio aveva già ordinato molti secoli prima, questa festa, che voleva dire la festa del raccolto che Dio aveva stabilito, non era solo il raccolto dei campi, di quel che raccoglievano, ma era il raccolto del frutto che Gesù aveva portato per il regno dei cieli. Un grande raccolto, perché di là è stato poi il raccolto dell'opera che Gesù Cristo aveva fatto in nostro favore. Poiché Gesù battezzò, e poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Questo richiedeva dal canto loro di aspettare questa promessa pregando il Signore per essere immersi nello Spirito Santo. Questa parola battezzò, immersione, il nostro essere viene immerso dallo Spirito Santo. Non ti fermare di invocare lo Spirito Santo che ti immerga nello Spirito, cioè che ti riempia da tutte le parti. Fallo ogni giorno, invoca lo Spirito Santo che ti riempia. Vieni su di me, ti voglio, ti bramo, ti desidero, purificami, lavami. Invocalo nel miglior modo che tu puoi, con tutto il cuore, perché Egli lo fa. Perché sarete battezzati nello Spirito Santo. Questo modo di muoversi e questa attesa, che era una preghiera: Signore, noi stiamo aspettando. Non è che era un qualcosa forte di un quarto d'ora, restare 10 giorni era restare lì a disposizione e dire: Signore, noi aspettiamo che tu ci riempi di Spirito Santo. Diamogli il tempo al Signore, mettiamoci insieme con Lui, non perdiamo il tempo, ma cerchiamolo dovunque ci muoviamo, nelle nostre case, che diventano case di adorazione, case di preghiera, che possiamo cercare il Signore. Noi nel secolo passato non avevamo chiese, normalmente i culti si facevano nelle case, ma nelle case il Signore battezzava nello Spirito Santo. Tanti sono stati battezzati nelle case dallo Spirito Santo, perciò la tua casa può diventare una casa di adorazione dove il Signore ti battezza nello Spirito Santo. Falla diventare una casa di adorazione, mentre il tuo corpo è il Tempio dello Spirito Santo. Dio ci chiama a questo. Le cose complicate le lasciamo agli altri, noi facciamo quelle semplici che troviamo nel Vangelo. perché sarete immersi nello Spirito Santo. Questa promessa del Signore passarono 10 giorni, in Atti 2,4 lo leggiamo insieme, come fu il giorno della Pentecoste, quanto era pieno di ospiti che venivano da più parti del mondo, il Signore riversò questa grazia, questo riempimento dello Spirito Santo nella vita di questi uomini e donne che cercavano il Signore. Tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro da esprimersi. I discepoli ubbidienti a quel che Gesù aveva detto, Gesù li battezzò, come abbiamo letto qui. Ora dal capitolo 2, verso 4, al capitolo 6, verso 4, leggiamo un poco il 6, 4, ci fu uno spazio di tempo di circa 5 anni, 4-5 anni. Guardiamo insieme. Ma quanti a noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola? In quei 4-5 anni che cosa successe? Che la Chiesa esplose in un modo esponenziale e migliaia erano convertiti. Per organizzarsi gli apostoli cercavano di fare il meglio ed erano sempre in prima linea per amministrare, per curare, per fare la distribuzione del mangiare. Cosa era successo? Che man mano tutti questi impegni gli facevano perdere, non avevano più il tempo per la preghiera. I fastidi della quotidianità, pian piano, ci portano lontano dalla preghiera. Facciamo tante cose, incominciamo a costruire la chiesa, facciamo le sedie, corriamo di qua, corriamo di là, facciamo il battistero, tutto facciamo. Ma comincia a venir meno quella spiritualità che abbiamo bisogno, perché le faccende della quotidianità, anche quando lavoriamo nell'opera del Signore, non c'è nessuna cosa che può sostituire la preghiera. Col passare del tempo i vari impegni hanno incominciato a sentire che il loro ministero faceva acqua, perché diventiamo teorici e andiamo avanti per inerzia. Ma gloria sia resa a Dio che nella sua parola troviamo sempre la risposta. Loro avevano una vasta conoscenza delle cose, però molte volte il tempo manca e quando manca il tempo per la preghiera perdiamo il ministero. Diventiamo bravi in tante cose, però ci accorgiamo che parliamo dello Spirito Santo ma non lo abbiamo. Parliamo dei doni spirituali ma non li abbiamo. Ci siamo acculturati, parliamo ma non abbiamo. Prima avevano, poi non avevano più. I discepoli ubbidienti a quel che Gesù aveva detto, Gesù li battezzò nell'arco dei 10 giorni, in Atti 2,4 Gesù li battezzò. Man mano continuarono, però si erano prosciugati. Dio ci deve aiutare. E ci fu una evoluzione, la crescita degli impegni, la contabilità, le visite e tutte le altre opere. Si accorsero che le altre faccende avevano occupato il tempo della preghiera e dovettero correre ai ripari, perché leggendo poi la parola, conoscendo che qualcosa non funzionava, lo Spirito Santo nella sua parola, nella parola di Dio, ci fa vedere la nostra posizione ed è lì che noi dobbiamo intervenire. Leggiamo in Apocalisse 3,17 una chiesa che ha le forme di chiese esteriori, ma manca di qualcosa. Leggiamolo insieme. Poiché tu dici io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti, è miserabile e povero, è cieco e nudo. Il credente che viene a mancare da quella comunione con il Signore, che viene a sottrarsi a quello che è la preghiera quotidiana, si sente arricchito delle cose che vede. Ci sono tante cose, una bella chiesa, tutto, una bella organizzazione di tutto, però quando c'è la mancanza della parte spirituale, il Signore viene a noi e ci parla in un modo chiaro. Stamattina sta parlando pure a me e a te, perché l'organizzazione funzionava e il pastore si sentiva arricchito di avere una chiesa così. Il credente si sente arricchito perché adesso facciamo anche l'agape, poi la domenica cuciniamo, poi facciamo, oh, ma la nostra chiesa che bello! Però quando manca la parte spirituale, lo Spirito Santo ispira attraverso la parola, viene a noi e dice, leggiamolo insieme, poiché tu dici io sono ricco, testimoniamo pure, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, io tengo una chiesa con i diaconi e partecipo nella chiesa che è un'organizzazione speciale, adesso abbiamo anche il coro, abbiamo tutto quello che vogliamo. Ma il Signore viene quando noi non siamo spiritualmente ricaricati dallo Spirito Santo, viene e dice non sai tu, leggiamolo insieme, e non sai tu che sei infelice fra tutti, e miserabile, e povero, e cieco, e nudo. I beni materiali non sono quelli spirituali, fratelli e sorelle. La benedizione di Dio non è sempre qualcosa che ci aiuta a migliorare nelle cose spirituali, perché ci accontentiamo di vedere cose che abbiamo e perdiamo la nostra consacrazione a Dio. I beni materiali sostituiscono quelli spirituali. Nel corso dei secoli, questa è stata la tragedia della Chiesa visibile. Meno male che c'è la Chiesa invisibile. Qual è la Chiesa invisibile? Coloro che seguono, amano, temono il Signore e vivono una vita di consacrazione. Quella visibile, durante il percorso dei secoli, quei credenti che si sono lasciati trasportare dal potere materiale hanno perso i beni spirituali. Per esempio la Chiesa Cattolica Romana, fino al 300-350 d.C., era una chiesa realmente che applicava i principi cristiani, ma quando il potere finanziario è incominciato ad entrare nella chiesa romana, le favole sono incominciate a crescere, il potere materiale ha guastato il potere spirituale. Quando avevamo i calici di legno avevamo la fede di oro, ora che abbiamo i calici di oro abbiamo la fede di legno. Dio ci deve aiutare, Signore aiutaci. Ma questo non è solo l'organizzazione, ognuno di noi che siamo la Chiesa abbiamo questo pericolo. La parola del Signore apre uno specchio davanti a noi e dire vigila, perché quando ti senti che è tutto a posto è facile che non lo è, perché guardiamo quello materiale e non guardiamo quello spirituale. Nel corso dei secoli questa è stata la tragedia della Chiesa visibile. Quando avevamo i calici di legno avevamo la fede di oro. Ora siamo al contrario. Leggiamo in Atti 2,4 un'altra volta, in modo che così ci resta chiaro che cosa stiamo dicendo insieme mentre condividiamo la parola del Signore. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro da esprimersi. In Apocalisse 2,4 leggiamo insieme. Lì eravamo pieni in Atti degli Apostoli 2,4. Quando guardiamo in Apocalisse 2,4, vediamo insieme. Matteo, ci sei? Metti qualche batteria nelle dita. Ma ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Non dice l'hai perso, non lo usi più, l'hai lasciato. Dio ci deve aiutare. Hai abbandonato, c'è un'altra versione che dice, hai abbandonato il primo amore. La mancanza di comunione con il Signore, che è l'unico canale che porta l'amore nella nostra vita, in mancanza della preghiera, Dio che è amore, trasferisce la sua presenza nella nostra vita, abbiamo l'amore di Dio che lo condividiamo tutti i giorni con quelli che partecipiamo insieme. Quando viene tagliata la preghiera, che cosa è successo? Lo abbiamo lasciato. Noi come la conduciamo alla nostra vita? Con una conoscenza superficiale. Sappiamo un po' di Bibbia, sappiamo un po' di tutto, sappiamo catechismo, sappiamo tutto, io qua, io là, siamo tutti cerimoniosi, ma manca la sostanza. Dio ci deve aiutare. Guardiamo nel verso 5 che ci aiuta ancora. Porta dei ricordi alla nostra mente la parola del Signore, perché in Atti 2,4 il Signore ha fatto una grande opera. Quando la parola del Signore dice ricordati, ci riporta dove? Ci riporta nell'arco dei 10 giorni che abbiamo atteso, ma che il Signore ci ha riempito ed ha allargato la sua presenza nella nostra vita. Ora che cosa dice la parola del Signore a ciascuno di noi? Perché parla sempre al presente. Leggiamolo insieme. Ricordati dunque dove sei caduto e ravvediti e fai le opere di prima, se no verrò a te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se tu non ti ravvedi. Mi piace questa parola candelabro. Sai che ci sono tanti candelabri che non c'è luce, e dà proprio l'impressione di quei credenti. Dio ci deve aiutare, non è un giudizio, di quei credenti che sono dei candelabri senza luce, che danno solo fastidio davanti ai piedi. Dio ci deve aiutare. Ci siamo fermati di dipendere dal Signore, dipendiamo dall'organizzazione, il quale ci ha messo in una finestra, posizionato nel suo organigramma, ed abbiamo perso la luce che viene dal Signore. Ci preoccupiamo più nell'organigramma ecclesiastico quale posizione abbiamo preso, ma non ci preoccupiamo più di avere comunione con il Signore e lasciarci guidare da Lui. Mi viene in mente un fratello prete, anziano, che non ha voluto mai battezzare i bambini, perché secondo lui quella è una fede prestata. Un giorno il vescovo lo ha chiamato, hanno fatto un programma televisivo, e questo prete dice: io nel Vangelo non trovo per scrupolo di coscienza io devo seguire il Vangelo, mentre il vescovo gli diceva: a me non interessa del Vangelo, a me interessa che cosa dice la Chiesa Cattolica. Vedete, quando noi ci posizioniamo in una finestra religiosa, in qualsiasi denominazione, la nostra attenzione per fare carriera, ed è che è politicamente così, tu vedi che ci sono di quelli che vengono chiamati al ministero per servire il Signore, però diventano dei portaborse dei loro superiori, pur di raggiungere un obiettivo di diventare segretario, di passare, di prendere un posticino un po' più in alto, dimenticano il Vangelo, dimenticano la preghiera, dimenticano la guida dello Spirito Santo. Sono così affaccendati dal pensare che dice il presidente, che dice il segretario, che dice il pastore, che dice la monitrice, che dice il monitore, che dice il suo superiore. Ma di Gesù? Ormai sta servendo Gesù, ma il suo capo è diventato Gesù. Gesù nella sua vita non c'è più. Leggiamo insieme cosa dice la parola del Signore. Noi non ci siamo mai convertiti ad una religione. Il giorno che un credente ha incontrato il Signore Gesù Cristo, ci siamo convertiti a Dio per mezzo di Gesù Cristo. E Gesù, glorificato, dice questo giorno a me e a te. Leggiamo insieme. Ricordati dunque donde sei caduto e ravvediti e fai le opere di prima, come quando ti sei convertita, sorella, come quando ti sei convertito che sentivi la presenza dello Spirito Santo nella tua vita. Dobbiamo rivivere la nostra vita, la nostra vita di fede, come quando abbiamo incontrato il Signore, che sentivamo la sua presenza. Oggi il Signore dice: se no, leggiamo insieme, verrò a te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se tu non ti ravvedi. Ci siamo fermati di dipendere dal Signore, dipendiamo dall'organizzazione, il quale ci ha posizionati in una finestra, alto o bassa che sia. Per avere la luce dobbiamo avere comunione con la sorgente, se no restiamo, come dice qui Gesù, se no restiamo col candelabro senza luce, perché i fratelli e le sorelle che sono responsabili e tanto di rispetto, ma non hanno la luce per noi. Noi dobbiamo dipendere sempre dalla sorgente della luce, che è Cristo, che ci illumina per fare quello che dobbiamo fare attraverso la luce che Egli ci dà. Guardiamo in Apocalisse capitolo 3 verso 18. Gloria sia resa a te, Signore. Io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco. Qui è Gesù che parla, Gesù glorificato, che indirizza messaggi chiari ai nostri cuori. È Lui che ci parla, perché è giusto che guardiamo e poniamo mente e ci rispecchiamo. La parola del Signore è lo specchio dell'anima nostra. Se così è, allora Gesù viene a noi. Io ti consiglio, leggiamo insieme, di comprare da me dell'oro affinato col fuoco, affinché tu arricchisca, e delle vesti bianche, affinché tu ti vesta e non apparisca la vergogna della tua nudità. La vergogna che apparisce davanti a Lui. Noi davanti al mondo le vesti ce le mettiamo buone. Anzi, spendiamo tanto tempo. Sentivo pochi giorni fa una che ci mette 2 ore, prima di uscire, mette 2 ore per truccarsi, per tutto. Se mettesse 2 ore per davanti al Signore sarebbe una cristiana di quelle veramente fatte bene. Gloria al Signore. 2 ore. Non usciva, se non aveva speso 2 ore per... Dio ci deve aiutare. Affinché tu arricchisca delle vesti bianche, affinché tu ti vesta e non apparisca la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti negli occhi, affinché tu vegga. Questo è il messaggio che ci manda il Signore Gesù Cristo, di misurarci alla luce della sua parola, non alla luce dell'organizzazione che ci siamo dentro, perché attenzione, le organizzazioni l'una vale l'altra, senza scarto. Quello che noi dobbiamo sempre pensare è che la nostra conversione, il nostro cambiamento è accaduto, è avvenuto quando abbiamo incontrato il Signore Gesù Cristo. E Lui deve essere sempre Lui. Gli Apostoli ci hanno lasciato un detto che è questo: bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Quando Dio ci chiama a fare qualcosa, anche se quelli intorno non sono d'accordo, noi dobbiamo mantenere ferma la nostra posizione di ubbidienza al Signore prima di tutto. Quando ci sentiamo autosufficienti, che facciamo parte di una chiesa tutto a posto, con un organigramma preciso, siamo nudi. Leggiamo insieme. Affinché tu ti vesta e non apparisca la vergogna della tua nudità. Perché noi ci preoccupiamo più di spendere 2 ore per andare in chiesa e non spendiamo 5 minuti per avere comunione con il Signore. Ecco che siamo nudi, dentro. Dio ci deve aiutare. Ben vestiti fuori ma nudi dentro. Gridiamo a casa e in chiesa. A casa gridiamo che non si finisce mai di gridare. E poi in chiesa gridiamo diversamente, siamo nel coro, abbiamo messo 2 ore per fare un bel canto e allora qui gridiamo che cantiamo, lì gridiamo perché le cose non funzionano, perché siamo nudi, ci siamo aggiustati per presentarci, ma non ci siamo aggiustati dentro davanti al Signore. Dio ci deve aiutare. Leggiamo nel verso 19, così comprendiamo meglio Gesù Cristo il Grande nell'Apocalisse cosa dice a ciascuno di noi. Lo dice a me e a te, non è qualcosa che è per te e per me. Noi stiamo condividendo quello che Gesù dice al nostro cuore. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Lo zelo non è uno zelo superficiale, lo zelo che hanno i credenti ripieni di Spirito Santo è quello di portare più anime al Signore, perché l'interesse di Dio è di salvare più anime possibili. Quando la Chiesa ha uno zelo di aggiustare tutto dentro e non evangelizza, è uno zelo che serve giusto per far vedere. Dio ci deve aiutare. Sii zelante, ravvediti. Sai perché gli Apostoli nel capitolo 6, verso 4 degli Atti sono ritornati alla preghiera? Guardiamolo insieme, lo leggiamo. Ma quanti a noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministerio della parola. In quel tempo non mancavano quelli che in quello spazio di tempo si erano formati come predicatori del Vangelo e raccontavano tutti i giorni favole, raccontavano storielle, un Vangelo a modo loro. Cos'era che distingueva la predicazione degli Apostoli? Dio ci deve aiutare. era il potere del Vangelo. San Paolo lo descrive bene in Romani capitolo 1, verso 16, leggiamo. Subito dopo il battesimo nello Spirito Santo, nel giorno della Pentecoste, avevano scoperto che il Vangelo era la potenza di Dio, leggiamolo insieme, poiché non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Quando erano Giovanni e Pietro davanti alla porta del Tabella, subito nel capitolo 3, la potenza del Vangelo allo zoppo che era davanti al Tempio si manifestò in un modo potente. Nel nome di Gesù Cristo alzati e cammina. Nel frattempo c'erano molti che volevano usare lo stesso metodo, tanto che c'era un mago che voleva pagare a Pietro per avere lo stesso potere. La confusione si ampliava, ma dove si distingueva il messaggio degli apostoli? Nella predicazione, ma di gente che predicava ce n'era tanta. La distinzione della predicazione degli apostoli si distingueva nel potere spirituale che avevano ricevuto dal Signore. E dato che l'organizzazione richiedeva il loro tempo e stavano perdendo quel potere e lo Spirito Santo che li guidava, si accorsero che avevano bisogno di ritornare alla preghiera, perché se no nel miscuglio di questi predicatori di altri tempi, come quelli di oggi, senza il potere dello Spirito Santo era un parlar vano, era un parlare di favole che facevano gli altri. Dio ci deve aiutare. Presero quella decisione. Gli apostoli sapevano che quando il Signore parlava di rivedere o di ravvedersi, come abbiamo letto, aderivano alle indicazioni dello Spirito Santo. Leggiamo insieme in Atti 6,4. Lo Spirito Santo convinse gli apostoli che tutta quell'organizzazione che si stava facendo e che si dedicavano in prima persona stava sottraendo il potere spirituale dalla loro vita. E dato che per esperienza sapevano che il potere spirituale si riceveva solo ed esclusivamente attraverso la preghiera, lo Spirito Santo parlò al loro cuore e decisero davanti a tutti di una inversione di marcia. Anziché essere gli imprenditori della Chiesa per organizzare e portare avanti minuziosamente tutte le altre cose, decisero di fare che cosa? Di ubbidire allo Spirito Santo e di dichiarare che dovevano tornare sulla strada che stavano lasciando, quello di restare in comunione con il Signore per ricevere il potere spirituale, poter annunciare l'Evangelo. Perché l'organizzarsi della crescita della Chiesa li stava portando fuori strada, stavano perdendo il ministero. Infatti, quando un pastore, un prete, un frate comincia a fare molte cose, comincia a trascurare la preghiera, può essere un bravo, ma trascurando la preghiera gli manca il potere spirituale. Dio ci deve aiutare. Presero quella decisione perché gli apostoli sapevano che quando il Signore parlava di rivedere, di ravvedersi, aderivano alle indicazioni che dava lo Spirito Santo. E non era qualcosa che veniva giusto nella loro mente, ma perché il Signore gli parlava, come sta parlando a noi stamattina, dicendo di ritornare. Quando il Signore gli ha detto di ritornare, loro sapevano dove dovevano ritornare. Dovevano ritornare a come quando il Signore li riempì di Spirito Santo, perché il potere dello Spirito Santo viene solo attraverso la comunione con il Signore. E così tornarono. Vediamo cosa dice San Pietro in 2 Pietro capitolo 1 verso 16. Poiché non è con l'andar dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della Sua Maestà. Quando ritornarono alla preghiera e alla parola seconda, la loro predicazione era sostenuta dal potere della preghiera. E mentre tutti i predicatori del loro tempo e quelli di questo tempo, se non c'è una consacrazione personale, si va dietro alle favole. Leggiamo insieme. Poiché non è con l'andar dietro alle favole artificiosamente composte. Nelle chiese ci sono favole artificiosamente composte di cose che non hanno né testa né coda, di cose che non hanno nessuna radice nel Vangelo. Ci sono delle denominazioni che hanno un Vangelo tutto fuori del Vangelo, sono favole. Madonna rapita in cielo, santi che, madonne che piangono, tutte queste favole, reliquie, e poi chi più ne ha più ne mette. La fede cristiana non è con l'andar dietro alle favole che si raccontano anche dai pulpiti e nelle chiese. La Chiesa cristiana è un'altra cosa, è dove c'è la manifestazione dello Spirito di Dio che opera in profondità, che trasforma le persone, che vengono salvate, battezzati nello Spirito Santo, guarite, dove vediamo i segni e i prodigi e la manifestazione dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo accompagna la parola con l'unzione della presenza di Dio. Come si distingueva il messaggio degli Apostoli finché scrisse la lettera? Leggiamolo insieme. Fratelli, poiché non è con l'andar dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della Sua Maestà. Leggiamo insieme il prossimo verso, perché lui ricorda bene di essere stato sul monte della trasfigurazione. Poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce della magnifica gloria: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. La voce sul monte della trasfigurazione, la voce di quando Gesù si battezzò, era stata udibile ai suoi orecchi, e quel potere non lo hanno mai perso. Non sono andati avanti per raccontare favole, ma hanno portato avanti la predicazione del Vangelo potenziata dallo Spirito Santo, quando hanno compreso che dovevano tornare indietro. Dal capitolo 6 sono tornati un'altra volta al capitolo 4 per ricominciare una consacrazione vera e seria, perché da lì, in quel modo, ci fu il grande sviluppo della Chiesa. Da quel punto in poi la Chiesa non cresceva più, ma si moltiplicava, le visioni aumentavano, le direttive dallo Spirito Santo si ampliavano, tanto che non restava più dal non pregare, tanto che erano presi dal pregare, perché sapevano che era l'unica sorgente che portava potere nella loro vita, mentre cucinavano nel capitolo 10. Pietro non si fermava di cercare il Signore. Mentre bollivano la pasta, lui se ne andò sul tetto per pregare, sul tetto, perché le case della Palestina c'era una terrazza sopra, e Dio anche lì. Nel frattempo che cucinavano, Pietro pregava, e mentre pregava Dio gli diede una visione. Il potere spirituale viene dalla preghiera. Noi, fratelli, se vogliamo camminare con il Signore, dobbiamo mettere al primo posto la preghiera. E fu proprio su quella terrazza che Dio gli diede la visione di portare l'Evangelo tra i gentili, e lo guidò in un modo speciale per portare attraverso la predicazione del Vangelo nella casa di un nostro compaesano, Cornelio, che era trasferito lì per ordine dell'impero romano, e che Dio aprì la porta per i gentili, e il Vangelo è arrivato fino a noi. Sulla base di che cosa? Dell'ubbidienza. Quando si accorsero che mancava il potere spirituale, tornarono indietro, come dice l'Apocalisse. Noi abbiamo bisogno di tornare indietro. Le grandi organizzazioni possono abbagliare i nostri occhi, ma il Signore guarda il nostro cuore, non guarda che guardiamo noi. Gli occhi di Dio non guardano le organizzazioni, gli occhi di Dio guardano i cuori che si consacrano a Lui, che cercano la Sua presenza e che camminano con Lui. Vogliamo pregare, Signore, che ci aiuti. In questa analisi fatta dalla parola del Signore, il Signore sa che cosa sta facendo. Sta parlando ad ogni cuore sincero nel dire: io mi sto affaticando, ma non vedo risultati, non sento più la presenza dello Spirito Santo, penso di aver fatto tanto, ma stringo le mani e non ho fatto niente. Proprio questo vuole dire il Signore. Torna al primo amore che hai lasciato. Dio ci deve aiutare. Lo abbiamo lasciato per correre, abbiamo lasciato il primo amore, abbiamo lasciato il rapporto con il Signore che ci riempie di Spirito Santo per portare avanti l'opera che ha affidato a ciascuno di noi. Io credo che hai compreso molto bene, perché il Signore, quando manda la Sua parola, e ci sono dei cuori sinceri, Egli parla sempre. Perciò, per te che hai ben compreso, e per me, abbiamo bisogno di ritornare. Torna al primo amore, torna a rivivere quei giorni quando hai incontrato il Signore, perché se continui così, pensi di essere vestito, ma ti trovi nudo. Dio ci deve aiutare. Vogliamo pregare il Signore insieme che ti aiuti e che mi aiuti a mantenere quello standard apostolico nella nostra vita, perché queste sono le direttive che troviamo nella Sua parola, e queste sono quelle che funzioneranno sempre, perché hanno già funzionato, e se hanno funzionato nel primo secolo, possono funzionare fino alla fine dell'età presente, perché Gesù Cristo ha stabilito le regole precise nella Sua parola. Quando noi li seguiamo, funzionano, perché Dio le ha stabilite in un modo chiaro. Vogliamo pregare il Signore che ci aiuti. Signore, veniamo a Te, Ti ringraziamo per la Tua parola. Mentre siamo davanti a Te, facci fare un esame di coscienza per vedere personalmente dove dobbiamo tornare indietro, a quale bivio abbiamo smarrito la strada, a quale bivio abbiamo preso una freccia diversa, quella religiosa al posto di quella spirituale. Aiutaci. Quella del benessere materiale al posto di quella spirituale. Aiutaci, Signore. Noi Ti chiediamo perdono e veniamo a Te ora, Signore, per dire: voglio ritornare sui vecchi passi per seguire te che mi hai chiamato e che ho la certezza nel mio cuore che funziona. Ti ringraziamo per la tua parola, benedicici insieme e continua a parlare ai nostri cuori. Signore, quando noi ci fermiamo di condividere la tua parola, fa che lo Spirito Santo la condivida direttamente al nostro cuore. Continua a parlarci perché possiamo così cambiarci e cambiare come tu desideri che dobbiamo fare. Facci avere un rapporto continuo con te. Te lo chiediamo tutti insieme, Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Prendi nota dove abbiamo letto, così te li rileggi e il Signore risveglia il tuo cuore. Non temere, il Signore quando ci chiama, quando ci parla è perché ci ama. Prendi nota, abbiamo letto in Atti 6,4, Atti 1,4, 1 Corinzi 15,6, Luca 24,49, Atti 1,5, Atti 2,4, Apocalisse 3,17, Atti 2,4, Apocalisse 2,5, Apocalisse 3, 18 e 19, Atti 6, 4, secondo Pietro 1, 16. Lascialo per qualche secondo perché lo possano scrivere. Dio piacendo, ci vediamo questa sera alle ore 19:30 per la preghiera e condividiamo un'altra porzione della parola del Signore. Dio ti benedica, buona giornata e ci vediamo stasera alle 19:30 per condividere un'altra porzione della parola del Signore ed insieme pregare. Dio ti benedica, pace e buona giornata.